Salve a tutti, siamo in via Cangio in compagnia del neo costituito comitato No all'impianto Telecom, avvocato Luigi De Rosa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci spieghi il perché di questo comitato? Allora, la nascita del comitato No all'impianto Telecom in via Cangio ha la precipua finalità di operare una ferma opposizione rispetto alla realizzazione, allo stato in una fase meramente progettuale, di un impianto di antenna, un ripetitore antenna, il quale dovrebbe sorgere proprio a una cinquantina di metri dietro di noi. La finalità di questo comitato sicuramente non è fondata su un oltranzismo ottuso, bensì su uno spirito di collaborazione rispetto alle scelte della pubblica amministrazione nell'ambito delle individuazioni delle aree utili alla realizzazione di questo impianto. Perché il problema principale è quello rappresentato ovviamente dall'impatto ambientale. C'è un reale pericolo quindi per i cittadini? Il pericolo per i cittadini è quello ovviamente dell'esposizione a onde di tipo elettromagnetico. Su questo devo fare una precisazione perché la legislazione nazionale stabilisce dei criteri, la legge 36 del 2001 stabilisce dei criteri e ha posto come organo di controllo per la valutazione dei rischi ambientali l'ARPA, che ovviamente ha degli organismi regionali, nel caso di specie sarebbe l'ARPAC Regione Campania. Il problema è questo, che la valutazione che fa l'ARPA è semplicemente di tipo formale, ovvero in buona sostanza si deve realizzare l'impianto X, allora questo tipo di impianto ha questo tipo di emissioni. La finalità del comitato è proprio quella di individuare dei parametri certi, ovvero la tipologia dell'impianto deve presupporre una serie di caratteristiche. L'impianto che dovrebbe sorgere, a quanto pare, noi siamo nella fase dell'accesso agli atti, quindi ancora non abbiamo avuto una cognizione obiettiva a 360 gradi di quella che è la reale portata dell'opera, però sembra che si tratti di un pilone di quasi 40 metri con quattro antenne ed una parabola. Ora, che l'ARPA ci venga a dire che questo tipo di impianto emette onde elettromagnetiche in misura X, non lo fa sulla base di una misurazione oggettiva, perché sarebbe impossibile, perché presupporrebbe la realizzazione dell'opera. Per questo la finalità del comitato, che lo ritengo opportuno precisarlo, nel giro di pochi giorni ha già raccolto quasi 160 firme e quindi ha già un proprio statuto e quindi è prossimo anche al riconoscimento e quindi all'assunzione di personalità giuridica anche per assolvere a quella che è la funzione di parte controinteressata anche in un ipotetico ricorso in sede giurisdizionale. Comunque la finalità in questo momento, quella in cui c'è questa fase embrionale di progettazione, è quella di individuare un consulente tecnico che valuti sulla base delle caratteristiche, non solo della tipologia, ma sulla base delle caratteristiche dell'impianto, quali sono i concreti rischi per la salute e soprattutto il raggio di azione rispetto a quest'opera. Perché per quanto questa zona sembra una zona agricola e quindi non abitata, vi sono circa centinaia di famiglie nell'arco di 500 metri quadrati. Quindi ritengo che Certo. sia quantomeno opportuno, in quanto l'interesse, senza nulla togliere a quello che è il principio di libertà dell'iniziativa economica, che è tutelata costituzionalmente, però penso che non debba mai prevalere rispetto a quella che è la tutela della salute pubblica, altrettanto ed anzi in maggior misura costituzionalmente garantita. Certo. E il problema che poi mi è sembrato di capire è che questa qui è una zona di confine tra i vari comuni. Esatto. Quindi alla fine poi la responsabilità comunale è comunque da vedere, queste sono poi cose che. In realtà la via Cangio segna il confine tra i comuni di Santa Maria Vico, che è posto qui alla sinistra dove dovrebbe sorgere l'impianto, e il comune di San Felice a Cancello. Ciò legalmente presuppone che sia il comune di Santa Maria Vico il responsabile del procedimento, quindi l'ente istituzionale deputato a verificare la correttezza formale di questo tipo di autorizzazione. Ciò non toglie, ed anche su questo il Comitato si attiverà a coinvolgere le amministrazioni dei comuni limitrofi, San Felice a Cancello, la stessa Rienzo che sorge a pochi centinaia di metri dal sito, in una sorta di concertazione con il Comune di Santa Maria Vico, così come il nostro Comitato, proprio per, lo ripeto, per trovare delle soluzioni
piuttosto che dire, perché qui non stiamo a Via Gangio a dire non lo fate in Via Gangio perché i cittadini di Via Gangio non lo vogliono, andatelo a fare a via Fosse, così se la piangono i cittadini di Via Fosse. Sarebbe una finalità abietta a questo punto il comitato, perché non può scaricare su altri cittadini il disagio di una categoria di cittadini, ma proprio per questo collaborare per l'individuazione di siti che non abbiano un impatto sulla popolazione, posto che su questo voglio precisare, nell'ambito della discrezionalità tecnica il Comune ha comunque la possibilità, ed è garantita dalla legge, di scegliere dei siti alternativi poste soprattutto su aree pubbliche che nessuno meglio del Comune può individuare, ferma restando la nostra collaborazione e il nostro supporto anche tecnico, avvalendoci anche di tecnici per trovare le soluzioni migliori. Certo. E quindi a questo punto quindi interessa tutti i comuni, quindi tutti i cittadini, proprio al di là poi di quelli che sono i comuni. Vogliamo fare un appello alle istituzioni, ai cittadini? Certo, l'appello è quello rivolto a tutti i cittadini dei comuni limitrofi, quindi non semplicemente quelli che risiedono nell'area interessata. Abbiamo in pochi giorni raccolto quasi 160 firme. C'è un'adesione ulteriore perché abbiamo pubblicato anche dei manifesti, degli striscioni, ci saranno delle iniziative anche social per rendere edotta tutta la cittadinanza dei comuni vicini e avere la più ampia partecipazione e più ampio supporto, proprio perché la tutela della salute pubblica non può essere geolocalizzata o comunque riconducibile soltanto a una categoria di persone, ma i relativi rischi attengono a quella che è un'esigenza che è condivisibile da parte di tutti. Quindi io mi appello ad una maggiore adesione, già molto ingente, già molto pregnante, affinché si allarghi ulteriormente l'ambito di partecipazione, proprio per sensibilizzare ulteriormente la comunità pubblica e soprattutto le istituzioni locali. Va bene, grazie all'avvocato, presidente. Da Via Gangio al momento è tutto. Rocco Cipriano per Caserta Zone.